Mi chiamo Rembrandt Armesson van Rijn. Ma io sono Rembrandt e ho ragione di credere che il mio nome non verrà dimenticato. Questo è quello che credevo nel 1628, all'età di 22 anni. Ed è quello che credo ancora. Sono di Leida, nelle Province Unite dei Paesi Bassi. A quel tempo industria e commercio prosperavano in città. Moltissima gente arrivava qui dalle Fiandre per via delle guerre di religione. A Leida si stava tranquilli, anche se, di fatto, noi lottavamo ancora per l'indipendenza, stretti tra gli interessi di Francia e Spagna. Ho studiato alla scuola latina della città. I miei volevano che diventassi un uomo di cultura, o forse un funzionario. Studiare mi piaceva, ma io sono un artista. Io mi sentivo già dentro un artista. Alla fine, i miei vecchi hanno acconsentito a mandarmi a bottega, prima dal maestro Jacob van Schwanenburg e poi ad Amsterdam, dal famoso Peter Lastman. Nello studio di van Schwanenburg respiravo l'aria di Venezia e di Napoli. Mentre disegnavo, il maestro mi mostrava le incisioni di opere che aveva ammirato in Italia. Le vedute non attiravano il mio interesse. Mi interessavano le espressioni dei volti e le emozioni che scaturivano dai corpi. E intuivo che le mie figure erano troppo compresse e avevano bisogno di più spazio sulla tela. Dal maestro Lastman ho preso la passione per le scene storiche, di cui era un vero specialista. Io però avevo già in mente un'altra resa pittorica, un altro modo di disporre i soggetti e soprattutto sapevo come rendere alla perfezione le diverse superfici, i metalli, le stoffe, le piume. Presto non ebbi più niente da imparare da Lastman. Sono tornato a Leida e ho cominciato la mia attività autonoma di artista. Quell'insaziabile interesse per i temi biblici e mitologici lo condividevo con Jan Lievens, un giovane pittore come me. Ci sfidavamo a colpi di pennello. Spesso le nostre opere si confondevano. La gente si chiedeva: è opera di Rembrandt o di Jan Lievens? Lui era abile, ma io creavo pathos nella scena. Io sapevo esattamente su cosa far cadere lo sguardo con l'uso ragionato della luce. E non mi bastavano i volti. Volevo l'azione dei corpi, nell'attimo carico di tensione che precede l'accadere. Volevo che nelle scene tutto fosse in movimento, perché il movimento esprime emozione, come nel ratto di Proserpina. Dove si sono mai viste delle dee che si aggrappano alla veste della loro compagna con tanta energia? Ma il movimento richiede spazio, tele grandi, e io dovevo fare i conti con ciò che si vendeva bene. I borghesi si mettevano in casa più facilmente quadri di piccole dimensioni, ritratti per lo più. Perché nei Paesi Bassi, con l'affermarsi del cristianesimo protestante, non si poteva certo contare sulla committenza della Chiesa Cattolica. Toccava entrare nelle grazie di nobili e funzionari potenti, o dei mercanti che erano spesso ricchissimi. Ma più d'ogni altro bisognava avvicinare i mercanti d'arte, i lifebers, gli amatori, come li chiamavamo qui. E tra loro, alla fine degli anni venti, il mio nome cominciava a circolare. Quello che mi interessava nei ritratti era che la luce squarciasse la tenebra e rivelasse ciò che davvero incarnava l'anima del soggetto, lasciando la figura ammantata d'ombra. Trascorrevo ore davanti allo specchio, atteggiando il mio viso nelle mille espressioni dell'animo umano, e disponevo oggetti e mi agghindavo con antichi costumi o armature. Oppure vestivo io stesso i panni del borghese, per dimostrare che ero qualcuno. E lo ero ad Amsterdam, la città più viva e ricca del momento. Ad Amsterdam mi ero sistemato nella grande casa di un mercante d'arte, con uno studio pieno d'allievi, apprendisti e altri pittori. Sperimentavo sulla mia immagine nuove soluzioni pittoriche prima di impiegarle nei quadri di storia. Volevo che l'azione prendesse vita sotto i miei occhi, che rappresentasse il momento di massima intensità narrativa, come succede a teatro.
Nella lezione di anatomia del dottor Tulp, tutti sono concentrati su ciò che accade, ma uno dei chirurghi rivolge lo sguardo verso chi osserva il dipinto, stupito, se non infastidito, dall'interruzione. Un atto che pare fulmineo. Chi osserva il quadro viene immediatamente coinvolto, non potendo più sfuggire al magnetismo di quello sguardo indagatore. In me brucia il demone dell'illusione, il gusto della rappresentazione. I gesti enfatici del teatro sono gli strumenti espressivi che utilizzo per raccontare la natura nella sua essenza più vera, più autentica. Si potrebbe affermare che la finzione racconta il vero meglio del vero. Lo dicevo anche alla mia Saskia, mia moglie. Ci siamo sposati d'estate nel 1634. Lei posava spesso per me, ogni volta in un ruolo diverso, e fingendo di essere altre donne mostrava la sua anima. Noi pittori abbiamo la libertà di scegliere cosa rappresentare e come farlo, proprio come un poeta sceglie accuratamente le parole dei suoi versi. Niente è casuale in un'opera. Chi si mette in testa di dipingere una scena deve sapere come darle vita. Ai miei allievi insegnavo che bisogna padroneggiare l'espressione dei sentimenti e le passioni dell'animo. Tutto è studiato e sperimentato più e più volte prima di essere come appare. Da tempo mi dedicavo a scene storiche di grande formato, nonostante sapessi bene che non erano opere facili da piazzare. Avevo finalmente uno studio mio, con molti allievi. Lì reinventavo il mondo, con costumi, armi antiche e altri oggetti provenienti dalle aste che frequentavo assiduamente, e con gli allievi che recitavano la loro parte, né più né meno che su un palcoscenico. Fare pratica di teatro è guardare la vita allo specchio, cogliendone gli aspetti più affascinanti e avvincenti. Lo studio era colmo all'inverosimile. Oltre agli oggetti che acquistavo, c'era una quantità incredibile di stampe e libri. Studiavo le opere di Leonardo, Raffaello, Michelangelo, del grande Tiziano. Degli artisti nordici amavo Luca di Leida e Albrecht Dürer, ma più che emularli, li sfidavo, tentando di andare oltre le loro soluzioni tecniche e compositive. Ogni tanto, nei ritratti, lasciavo intendere che il soggetto potesse in qualche modo oltrepassare la superficie del quadro. Per i miei soggetti sceglievo pose più naturali, mai rigide e impostate come era in uso fare. Vanno tutti pazzi per quei damerini di corte, con quei contorni precisi e colori ben definiti, ognuno al suo posto, ma io no. Io non sono di quelli che vogliono copiare la natura così com'è, no. Nella ronda di notte non mi bastava immortalare personalità importanti. Volevo che quel preciso istante passasse alla storia. Io dipingo la vita. Il momento in cui il capitano Bunningcock dà il via alla parata e tutti si affrettano a prendere posto. I piani di luce stabiliscono un ordine di importanza tra i soggetti e i dettagli che devono colpire l'occhio. Era la prima volta, quella, che i volti dei protagonisti e le loro ricche vesti non risultavano completamente leggibili. Una vera rivoluzione, un vero successo. Quel dipinto mi ha fruttato oltre 4.000 fiorini. I prezzi dei miei quadri sembrano troppo elevati, ma corrispondono al loro giusto valore. Il loro prezzo dipende unicamente dalla qualità finale, non dalle ore impiegate per realizzarli o da quanti assistenti siano necessari. È un valore di stima, quello che si deve attribuire sia al dipinto sia a chi l'ha concepito. Dopo la morte di Saskia, ero rimasto solo e la ragazza che ci aiutava in casa, Enrique, è diventata con il tempo come una nuova moglie e una nuova musa. Sono stati anni difficili con i debiti contratti per l'acquisto di una costosissima casa. Lentamente ho cominciato a discostarmi da me stesso.
Cercavo di variare qualcosa nello stile, ma continuavo comunque a condurre le cose a modo mio. Anche con i mercanti italiani, come Ruffo, che si lamentava del fatto che i miei quadri risultavano mezzo finiti. Molti dicono che il mio modo di dipingere è troppo abbozzato. Le mie pennellate sono un'altra cosa rispetto alle superfici levigate degli altri pittori. Il colore materico, solido e corposo mi attrae, vorrei toccarlo, quel colore. In qualche caso io non uso neanche il pennello, ci ficco dentro le dita e lo modello come fosse creta. Ah, che piacere! Toccare con mano le cose è conoscerle da vicino, da dentro. E comunque, a dispetto di ciò che si dice di me, molti mi hanno seguito e molti hanno voluto imparare da me come si dipinge veramente, perché io non ho regole. Se ho bisogno che una mano sia più grande del reale per apparir meglio, o se la prospettiva è falsata per ottenere una certa resa, io non mi faccio scrupoli. Per me conta ciò che lo spettatore deve guardare, non ciò che c'è nel complesso. E tutto deve apparire naturale. Lavoro instancabilmente sulle gradazioni di colori perché la scena sia credibile nel mostrare il più naturale movimento e la più profonda emozione. Rendo i dettagli così grumosi e tangibili che lo sguardo è costretto a inciamparvi e i soggetti diventano immediatamente veri. E per le emozioni, non più gesti enfatici e dinamici, ma la sola espressività dei volti a mostrare i moti interiori dell'anima. A chi mi accusa per il mio stile ruvido, dico solo che se io volessi dipingere nella maniera finita, non avrei che da farlo. In un autoritratto che più di altri rappresenta il compimento della mia vicenda umana, ho posto, dietro la mia figura, due cerchi perfetti. Li ho dipinti in risposta a quelli che sanno e capiscono tutto. Il mio stile è una scelta precisa, maturata in decenni di sperimentazione e perfezionamento. In fin dei conti, un quadro è terminato se il pittore ha realizzato ciò che si era preposto di fare. E questo, nel modo più assoluto, era ciò che avevo in mente.